Era ora che la bella addormentata si svegliasse. Ehi là! Ma sai, tutto qui è temporaneo. Tutto quanto. Presto dovremo decidere cosa fare. V, tornando a quello che stavamo dicendo, non fingerò di aver capito. Non credo neanche di averlo ancora accettato, ma dico sul serio, come posso aiutarti? Ricordi Hellman? Ha creato lui la tecnologia dei costrutti di personalità. Per questo volevi trovarlo. Ma si è rivelato un buco nell'acqua. Ora devo capire cosa fare. Non ha potuto aiutarmi. Non so se qualcuno può farlo. Non ci credo. Troverai un modo. E quando lo farai, avvisami. Ti aiuterò. Tutta la famiglia ti aiuterà. Sol non stava scherzando, capito? Grazie, Panam. Vengo qui quando voglio stare un po' da sola con i miei pensieri. Non è una cattiva idea. Siediti e rimugina un po' anche tu. Sola con i miei pensieri? Quasi impossibile ultimamente. Allora, cosa ha deciso Jackie quassù? Ah, sai, diventerò una leggenda in questa città. Adesso ti lascio da sola. Fa con comodo. Cazzo, mi hai spaventato, lo sai? Pensavo che stessi per andartene. No, sono ancora qui. Per ora. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. Nah, non sono nel mio stile. Gli addii. Fa come credi. Ne abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Poi hai cercato di uccidermi. Vedi? È questo che intendo. Ora invece voglio salvarti la pelle. Puoi lasciare che sia io a farlo. Oppure puoi chiedere a Panam e ai suoi amichetti. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. Se no, c'è l'offerta della Rasaka, ma in quel caso sulla coscienza avrai la tua anima. Proverò a chiedere aiuto a Panam. Sei sicura al 100%? Non si torna indietro. Aspetta solo un minuto. Devo pensare. Proverò a chiedere aiuto a Panam. Sei sicura al 100%? Non si torna indietro. Ci proverò con Panam. Siamo molto simili. Mi fido più di lei che dei tuoi ciumba mercenari. Fai quello che vuoi. Potrebbe essere la mia ultima corsa. Se non funziona, voglio solo esserci, cosciente.
Ci vediamo nel Mikoshi. Johnny? Ok, ora sono da sola. Vi! Ehi, Panam. Ma lo sai che ore sono? Lo so, ma ho bisogno di te. E tu mi devi un favore. Che c'è di così urgente da non poter aspettare domani? Devo entrare nell'Arasaka Tower. Ora. Scusa, cosa? Dico sul serio. Sai la storia di Johnny. Se non faccio qualcosa subito, sono finita. Morta. Rallenta. Primo, perché l'Arasaka Tower? Perché sotto la torre c'è un punto d'accesso di... Beh, so che suona strano, ma... una prigione d'anime. Una prigione d'anime? È difficile da spiegare, Viaolo. Si chiama Mikoshi. È l'unico posto dove io e Johnny possiamo dividerci una volta per tutte. La mia ultima possibilità. Quindi, scusa, ricapitolando. Mi hai chiamato a notte fonda per chiedermi di aiutarti a entrare nella Arasaka Tower? O morirai? Sì, più o meno è così. Ok. Cosa? Ok. Dove sei? Sono da Vic. Il bisturi? Ok, so dov'è. Puoi aspettare un attimo a morire? Sì, posso provarci. Bene, non muoverti. Vengo a prenderti. Funzionato! Non muoio oggi, cazzo! Devo ammettere che hai architettato un buon piano. Sei stato la mia maledizione e il mio incubo, Johnny, ma una cosa te la devo! Giorno dopo giorno, con Silverhand al mio fianco, ho imparato a superare ogni ostacolo. Adesso non mi ferma più nessuno, lo sento! Quindi è così? Hai già preso una decisione su di noi? Johnny, sarò sincera. Ti conviene prepararti a ricevere il calcio in culo più forte del secolo. Non ho idea di dove atterrerai, ma spero ben lontano da me. Alt! Alt! Ci sei? Non hai ancora capito, eh? Cosa? Che vuoi dire? Alt ci ha già diviso. Quando ti sei connessa al Mikoshi, ti ha bombardato con il suo killer. La tua ragazza non perde tempo. Non sono una sua ragazza. Ehi, Alt. Quindi, visto che hai già pensato alla divisione delle anime, che si fa ora? Sto ultimando i controlli ed eliminando gli errori nel processo di copiatura dell'engramma. Aspetta, vuoi dire che... sono un costrutto? Vuole dire che hai seguito le mie orme. Il prossimo passo è copiarti in quel cervello di gallina. Allora, è davvero finita. Hai mantenuto la tua parola. C'è un solo aspetto di cui non ho tenuto conto. Alt. Cosa? Il corpo come fattore chiave di questa transizione. La riconfigurazione del DNA del Relic è progredita troppo. Oltre alle cure aggressive e invasive, il sistema immunitario del corpo attacca i propri nervi. Cristo santo, arriva al sodo! Dopo che avrò trasferito il tuo costrutto nel tuo corpo, morirai. È inevitabile. È imminente. No. Non è possibile. Gli accordi non erano questi. Vivrai per altri 6 mesi circa. Forse qualcosa di più. No.
Deve pure esserci qualcosa a cui non abbiamo pensato. Il tuo corpo ti vedrà come un'intrusa. No, è il mio corpo! I naniti del biochip l'hanno alterato in modo permanente. Ora il corpo è di Johnny. Alt, dacci un minuto. Io e Vi dobbiamo parlare. Io non ci credo. Tutto quello che abbiamo fatto... per niente. Ne ho abbastanza. Di tutto. Specialmente di te. Bene, perché ci atteniamo al piano. Io me ne vado con Alt chissà dove. E tu ti tieni il tuo corpo. Dove hai intenzione di portarti? Oltre il Blackwall. Per divenire parte di lei. Qualunque cosa significhi. Non c'è proprio un altro modo. Come ho detto, Johnny può tenere il corpo e restare. Mentre tu puoi venire con me. Intendevo... non so, un finale migliore per tutti. Qui, per gente come noi. Posto sbagliato, gente sbagliata. Ma hai il diritto di fare la scelta che ti sei guadagnata, con volontà e impegno. Questo ponte porta nelle profondità del cyberspazio. Attraversandolo, taglierai per sempre ogni legame con il tuo corpo. La strada per il tuo corpo passa da quel pozzo mortale. Ti ho detto che potevi tenerti il mio corpo. Ma non ce la faccio. Mi dispiace. Addio, Vi. Non smettere mai di lottare. Perfetto. Tutto a posto, Panam. Andiamo a casa.
Ehi, B, come va la vita là fuori nel deserto? Stai prendendo un po' di sole e di aria fresca? Non dimenticarti di fare un check-up ogni tanto. Se nell'isolamento entrano polvere e sporcizia, è finita. Certo, trovare un bisturi decente là fuori sarà difficile come dormire in un hotel a 4 stelle. Quindi...